Il nostro autore di oggi è Terenzio, uno schiavo di origine nordafricana, forse cartaginese, che fu portato a Roma dal senatore Terenzio Lucano, educato alle arti e alle lettere e presto liberato. Fece parte dell'ambiente culturale di tendenza filoellenica che era il Circolo degli Scipioni. Pubblicò 6 commedie tra il 166 e il 160 a.C. Le notizie sulla sua morte sono incerte. Svetonio ci racconta che nel 159 a.C. Terenzio si recò in Grecia per un viaggio di istruzione e per cercare nuovi modelli teatrali, ma sarebbe morto in un naufragio o per una malattia o per la depressione in cui sarebbe caduto dopo aver perso in mare le commedie greche che aveva raccolto durante il viaggio. Confrontando Svetonio e Donato, veniamo a sapere che quando Terenzio morì aveva tra i 25 e i 35 anni, di conseguenza era nato tra il 195 e il 185 a.C. Come abbiamo detto, Terenzio scrive queste 6 commedie che ci sono pervenute. Non abbiamo notizia di altre commedie o altre opere perdute. Le didascalie, cioè le informazioni conservate nei manoscritti, ci danno notizia sulle date in cui furono rappresentate, tra il 166 e il 160. Tutti i titoli, ad eccezione del Formio, sono in greco e questa scelta probabilmente testimonia la maggiore volontà di Terenzio ad aderire ai modelli rispetto ai suoi predecessori. L'Andria, la ragazza dell'isola di Andro, rappresentata nel 166, composta da 981 versi, narra di Panfilo, promesso sposo di Filumena, figlia di Cremete, che si innamora di Glicerio, sorella minore della prostituta Criside. Scoperta la relazione, Cremete ritira il suo assenso alle nozze, ma il padre di Panfilo gli fa di nuovo cambiare idea. Il servo di Panfilo, Davo, per aiutare il suo padrone ad evitare le nozze, porta il neonato di Glicerio davanti alla casa di Cremete per informarlo che Panfilo è il padre. Cremete si indigna e ritira definitivamente il suo assenso. All'improvviso giunge da Andro, l'isola delle Cicladi da dove erano emigrate Glicerio e Criside, una lontana parente che rivela che Glicerio è in realtà figlia naturale di Cremete. Cremete allora dà in sposa Glicerio a Panfilo, mentre Filumena sposa Carino, un suo spasimante. L'Escira, la suocera, che vedremo nel dettaglio dopo, fu una commedia sfortunata. Non ebbe successo né alla prima rappresentazione, nel 165, né alla seconda, nel 160, ma solo alla terza, sempre nel 160. L'Eutantimorumenos, il punitore di se stesso, di 1067 versi, fu rappresentata nel 163. Narra di Menedemo, che lavora nei campi notte e giorno, per punirsi di aver trattato male suo figlio Clinia, che ha deciso di arruolarsi perché il padre è contrario alla sua relazione con Antifila, una ragazza povera. In realtà Clinia vive a casa di Clitifone, figlio di Cremete, vicino di casa di Menedemo, e i due giovani con l'aiuto dei servi se la spassano con le loro donne. Ci sono diverse vicende, ma per farla breve, la moglie di Cremete riconosce al dito di Antifila il proprio anello e così capisce che la ragazza è la sua figlia perduta. Così Clinia la può finalmente sposare. L'Eunuchus, di 1094 versi, fu rappresentata nel 161. Narra della prostituta Taide, che è corteggiata sia dal ricco soldato Trasone, sia dal giovane Fedria. Trasone ha una schiava, Panfila, che Taide vuole riscattare perché sua madre l'aveva allevata come una seconda figlia, prima che uno zio avaro la vendesse come schiava. Al fine di ottenere Panfila in regalo per poi liberarla, Taide deve conquistare definitivamente Trasone e dunque chiede a Fedria di non farsi vivo per un po'. Una volta che Panfila è a casa di Taide, il giovane Cherea, fratello di Fedria, la vede e si innamora di lei. Siccome Fedria vuole regalare a Taide una schiava frigia e un eunuco, su consiglio dello schiavo, Cherea si sostituisce all'eunuco ed entra in casa e seduce Panfila. Nel frattempo Taide ritrova Cremete, il perduto fratello di Panfila, e lo porta in casa per farli ritrovare. Il soldato Trasone, pensando che il giovane sia un altro rivale del suo amore per Taide, assedia la casa per riprendersi la schiava. Ovviamente poi c'è un chiarimento finale e il soldato è l'unico che ci rimette. Infatti Cherea sposa Panfila, Fedria resta con Taide e il soldato ottiene di continuare a frequentarla solo a patto che sborsi di tasca propria per i piaceri dell'intera compagnia.
Il formio, cioè il formione, il nome dell'astuto parassita di questa commedia, fu rappresentata sempre nel 161 e si compone di 1055 versi. Racconta di due fratelli, Demifone e Cremete, che hanno due figli, Antifone e Fedria, innamorati rispettivamente di Faneo, una ragazza orfana e quindi senza dote, e di Panfila, una suonatrice di cetra, schiava del protettore Dorione. Mentre i vecchi sono in viaggio, il parassita Formione suggerisce ad Antifone di sposare Faneo, fingendosi il parente più stretto dell'orfana, in base ad una norma del diritto attico. Quando il padre torna, si infuria sia con il figlio sia con Geta, il servo al quale aveva ordinato di tenerlo d'occhio, ma Formione riesce a tenerlo a bada. Intanto Fedra vuole riscattare Panfila, ma è stato preceduto, quindi o trova i soldi necessari o l'affare si concluderà con l'altro pretendente. Formione e Geta, grazie a una trovata, riescono a trovare i soldi necessari a danno di Demifone e Cremete. In pratica Formione chiede quella somma per sposare Faneo. Però poi si scopre che Faneo è una figlia illegittima di Cremete, così può restare sposa di Antifone. I vecchi vorrebbero indietro i soldi, ma Formione racconta alla moglie di Cremete gli errori di gioventù del marito, che però viene da lei perdonato. Gli Adelfoe, invece, i fratelli, è una commedia che fu rappresentata nel 160 e si compone di 997 versi. È la storia di due fratelli, appunto, Ctesifone, educato dal padre Demea in modo rigido, in campagna, secondo la maniera antica, e Eschino, cresciuto invece in città in modo assai aperto e permissivo dallo zio Micione. Micione è preoccupato per l'assenza del nipote, nonché figlio adottivo, e Demea lo informa che Eschino ha rapito una prostituta, Bacchide, sottraendola al suo protettore, e secondo lui questo comportamento è colpa di un'educazione troppo liberale. In realtà però Eschino sta con un'altra donna, che aspetta da lui un figlio, e ha rapito Bacchide per fare un favore al fratello Ctesifone. Alla fine la situazione si chiarisce, ma Demea, nel reagire alla delusione provocatagli da Ctesifone, eccede la misura in senso opposto. Perdona il figlio, libera gli schiavi, regala soldi e spinge il fratello a sposare la consuocera, cioè la madre della donna di Eschino. Nelle commedie di Terenzio sono ben evidenti delle scelte culturali derivanti dall'appartenenza di quest'autore al circolo degli Scipioni. Si ritrovano infatti i valori propri di questo circolo, e cioè l'umanità, l'educazione, la disponibilità e la raffinatezza espressiva. Il più importante è l'umanità, in latino humanitas, che raccoglie significati di disponibilità e apertura verso gli altri, benevolenza. L'humanitas prevede di riconoscere e rispettare l'uomo in qualunque altro uomo. Questo ideale subirà nel tempo alcune evoluzioni, fino a raggiungere il suo apice con l'avvento del messaggio evangelico della Caritas cristiana. Nel teatro di Terenzio l'humanitas si esplicita nell'interesse per la psicologia dei personaggi. Psicologia che esce fuori dai comportamenti, dai pensieri e sentimenti. Ogni personaggio è quindi dotato di una propria dignità e individualità, e dunque non siamo più davanti a delle maschere, i tipi fissi del teatro comico latino. Il conflitto generazionale tra vecchi e giovani, che in passato, come in Plauto, divenivano spunto per situazioni comiche, grottesche e ridicole, in Terenzio, grazie all'introspezione psicologica, diviene invece spunto per considerazioni sui differenti sistemi educativi, come abbiamo per esempio visto negli Adelfoe, oppure sulla rigidità eccessiva dei ruoli e delle convenzioni sociali, come ad esempio vedremo nell'Escira, e sul valore fondamentale della sincerità nei rapporti umani. Quindi Terenzio spinge a confrontarsi apertamente, mettere in gioco i propri sentimenti, senza fingere, ingannare e inventare buffe e complesse trovate. Come già faceva Menandro, anche Terenzio a volte inserisce nei dialoghi delle sentenze, espressioni sentenziose, cioè versi improntati a saggezza, che sono poi divenuti proverbiali, come la celebre e significativa sentenza che dice «Homo sum, humani nil a me alienum puto», e cioè «Sono un uomo, nessuna cosa umana, niente di ciò che è umano, la ritengo estranea a me», che è un vero e proprio manifesto dell'ideale dell'humanitas, perché qui ci sta dicendo che gli uomini si possono ritrovare nella reciproca benevolenza e solidarietà, in quanto l'uomo è legato agli altri uomini da caratteristiche comuni. La novità del teatro terenziano è evidente anche nelle scelte strutturali. Al prologo espositivo, quello cioè che narra la vicenda messa in scena, sostituisce il prologo polemico, cioè un prologo dove risponde alle critiche rivolte alla sua opera.
Per esempio, a chi lo accusava di non saper tradurre dal greco, Terenzio risponde di essere interessato piuttosto al saper comporre. A chi gli rinfacciava amicizie e protezioni importanti, risponde di esserne onorato perché si tratta di personaggi rispettati e amati dal popolo romano. Addirittura lo si accusava di essere il prestanome di questi personaggi, i quali scrivevano loro stessi le commedie firmandole con il nome di Terenzio per ragioni di dignità e prestigio. L'unica accusa che non poté respingere fu quella di avvalersi della contaminatio, termine che abbiamo già incontrato, cioè usare più modelli per un unico dramma, ma Terenzio era convinto dell'utilità del procedimento. In Terenzio la contaminatio produce una commedia duplex, raddoppiata, complicando la trama. L'eliminazione del prologo espositivo comporta un maggiore coinvolgimento dello spettatore, perché il risultato è quello di equiparare il punto di vista conoscitivo del pubblico e quello dei personaggi, perché il pubblico non sa quello che sta per accadere. Altre caratteristiche sono il generale abbassamento dei toni del dialogo e il conseguente rallentamento dei ritmi di svolgimento dell'azione, che permette l'accurata analisi psicologica dei personaggi. Tutte queste caratteristiche comportano un ridimensionamento dell'elemento comico, non ci sono più eccessi di gesto e di parola. I suoi modelli furono Menandro, Apollodoro di Caristo e Difilo, che usò per la contaminazione nella commedia Delfoe, il cui modello principale era Menandro. Il genere comico fu portato a maturazione da Terenzio, il quale era consapevole dell'innovazione da lui apportata. Dopo Terenzio, questo genere fu destinato a chiudersi. Il pubblico non apprezzò subito le sue opere, in quanto era abituato, seguendo Plauto e forse anche Cecilio, autore dell'età intermedia tra Plauto e Terenzio, di cui però non ci rimane quasi nulla, ad un divertimento immediato, dovuto a volte anche alla volgarità. Il caso clamoroso fu l'Ecira, di cui parleremo fra poco. Nonostante lo scarso successo iniziale, le commedie di Terenzio entrarono a far parte del sistema scolastico latino, sia per l'eleganza e scorrevolezza della lingua, sia per gli insegnamenti morali. Inoltre influenzò gli autori della Togata ed ebbe fortuna anche dopo il declino del teatro. Più tardi, per la sua purezza linguistica, fu apprezzato anche da scrittori cristiani quali Girolamo, Ambrogio, Agostino, che tuttavia ritenevano che alcune scene fossero troppo spinte e quindi pericolose per la morale. Così ebbe fortuna anche nel Medioevo e poi nelle epoche successive. Si rifecero a lui Ludovico Ariosto nel 500 e Molière nel 600 e così via.